Mare terra in un piatto, oggi con dei ravioli di granchio reale a cui abbinerò del pecorino romano e del guanciale. La prima cosa che vado a fare è rendere un po' di guanciale leggermente croccante, quindi lo vado a sminuzzare. Padella. Lo facciamo sudare per bene. Quando inizia a essere bello dorato lo vado a togliere. Acqua salata, non troppo, perché ovviamente c'è già il guanciale che è sapido, andrò ad aggiungere anche del pecorino. Prendo i ravioli di granchio e vado a cuocerli 2-3 minuti in acqua bollente. Nella stessa padella in cui ho cotto il guanciale aggiungo giusto una punta d'acqua, cottura, una punta appena di burro, poco poco. Trascorsi 2-3 minuti vado a inserire i ravioli in padella. Prendo del pepe, adesso un po' alla volta del pecorino romano grattugiato. I ravioli sono pronti e procedo con l'impiattamento. Prendo i ravioli. Vado a ultimare con il guanciale croccante e un paio di fettine di guanciale affettato. Il piatto è pronto, mare e terra si incontrano, ricco di sapore e di gusto. Provateci, alla prossima, buon appetito!